siamo alla seconda edizione del Secondo Me Fest, assessore Collasio. Il cinema è davvero protagonista nella città di Padova. È appena finito il Detour Festival, si apre il Secondo Me Fest. Cosa sta succedendo? Beh, diciamo che era un po' il grande obiettivo di riterritorializzare le politiche filmiche. Diciamo che per molti e molti anni il cinema italiano, che anticamente era stato policentrico, si è, ahimè, delimitato in ambiti chiusi. Inaugurazione della mostra Back on Stage, siamo in Galleria Sottopasso della Stua, uno dei due artisti è accanto a me, Fabio Govoni di Modena. Volevo che tu, beh, intanto magari ci illustrassi proprio il quadro che abbiamo alle spalle. Ok, ciao, allora questo probabilmente è il quadro che meglio descrive un po' lo spirito di questa iniziativa. Abbiamo, beh, innanzitutto dobbiamo spiegare che abbiamo chiesto ai registi di partecipare in prima persona a questo progetto, selezionando una serie di foto di backstage delle loro pellicole e inviandocele. Noi abbiamo operato una seconda selezione e siamo andati a lavorare su queste immagini, ok? Questo forse è uno degli esempi meglio riusciti, o almeno che possono spiegare nella totalità il progetto, nel senso che qui abbiamo lavorato sull'immagine che sembra sia molto chiara, scattata da un fotografo nel corso del backstage dell'ultimo film di Soldini, cioè Il Comandante e la Cicogna. In questo caso però ho scelto non di riproporre l'immagine così come si trovava a video, semplicemente rivisitandola con la mia tecnica, ma andando oltre. Cioè, in questo caso ho voluto riproporre in due sezioni questa immagine, cioè in positivo il regista Soldini che filma la scena. Il fotografo in questo caso sta riprendendo Soldini che filma questa scena, per cui quello che in realtà Soldini sta riprendendo è, oltre che il fotografo, la ragazza che poi si vedrà sul film, nel film, seduta su una panchina. La parte sulla destra, in realtà forse io me ne posso accorgere, uno che non abbia eseguito l'opera subito potrebbe non accorgersene, è una parte disegnata in questo caso, non dipinta, ma disegnata in negativo, proprio perché è una parte che entrerà a far parte del film, ok? Per questo motivo ho scelto di stampare in negativo a lato questa immagine, in modo che risulti molto chiaro, almeno lo spero, che il film con le tracce audio e la statua possono poi diventare protagoniste del video se virate in positivo. Al tempo stesso il regista esce dall'inquadratura che viene virata in negativo in questo caso. Una battuta invece legata ai tuoi inizi. Tu inizi con il fumetto, come e perché hai iniziato con il fumetto? Sarà una tua attitudine da quando eri un fanciullo? E invece quali sono stati i passaggi? Diciamo il passaggio fondamentale per arrivare poi alla pittura. Ok, beh, il primo passaggio fondamentale, come ti spiegavo, è stato grazie ad alcune persone che oltre a me hanno aiutato tantissimi altri ragazzi. Ad esempio Graziano Giovenzana, che a Modena ai tempi del liceo editava una rivista, una vera e propria rivista, si chiamava Casa Blanca, che dava la possibilità a tante persone non professioniste di pubblicare i propri lavori. Io ho iniziato grazie a lui. Grazie a lui poi ho iniziato una carriera, diciamo così, di fumettista, e poi grazie all'amicizia con Stefano Fioresi, che mi accompagna in questa mostra, ho iniziato a percorrere anche alcuni passi nel mondo dell'arte. Ovviamente però il mio punto di partenza rimane sempre il comic, cioè il fumetto, perché da quello parto. Io, immaginando anche una tela vuota, la prima cosa che l'impulso che ho è quello di tracciare una linea, come probabilmente un bambino di 2 anni davanti ad un foglio bianco, no? Back on Stage, siamo con Stefano Fioresi, uno dei due artisti che ha inaugurato il Secondo Me Fest. E con lui adesso ci descriverà la sua tecnica espressiva, ma prima di farlo volevo che un po' ci raccontasse invece il suo background, visto che è studiato all'Accademia, e quindi che tipo di background ha?
Allora, ho iniziato appunto dagli studi dell'Accademia, che sono frequentato nei primi anni 80, l'Istituto Artistico di Modena, con l'indirizzo per appunto la grafica pubblicitaria e la fotografia. E da un primo momento, diciamo la prima fase lavorativa, è stata quella di appunto immergermi nel mondo della grafica pubblicitaria, che un pochettino è stato, diciamo, anche un po' la formazione e l'esperienza che mi ha potuto portare al compimento delle opere. Che vediamo, tipo quella qui dietro, e io rispetto a questa volevo intanto chiederti se ci puoi descrivere proprio la tua tecnica. Allora, solitamente quello che, diciamo, la fase di partenza è la ricerca fotografica. Praticamente mi avvalgo della macchina fotografica, la digitale, faccio una serie di ricerche fotografiche, di scatti fotografici, da quello seleziono gli scatti che a me interessano maggiormente per realizzare l'opera definitiva. Dopodiché la fase successiva è quella della digitalizzazione, quindi importo le immagini a computer, inizio dopo la selezione ad elaborarle e a questo punto faccio una serie di stampe su carta. Le stampe su carta le vado ad applicare sul telaio, sulla tela. Poi dopo la fase successiva è quella di iniziare l'intervento a colore del fondo. Quindi a questo punto, come potete vedere in questo caso, ho iniziato con la tecnica della velatura a andare a campire la parte di fondo in verde. Dopodiché la fase successiva è quella di fare delle ulteriori stampe solo della parte fotografica del fondo su carta da lucido. Un ulteriore collage mi permette di andare a sovrapporre già sull'immagine in precedenza riportata su carta, quindi andare a rifare un ulteriore collage giocando con le sovrapposizioni e i fuori registro. E il mio intento, diciamo, in questa fase è quella di cercare di dare movimento e tridimensionalità al lavoro. La fase successiva e definitiva per quanto riguarda il fondo è quella di ulteriormente fare il passaggio del colore, quindi sempre con la tecnica della velatura vado a intervenire sopra al secondo livello di collage.